Ti ho fatto un regalo, perché l'altra volta c'è stata un'incomprensione. Ti ho preparato un'intervista. No, un'altra volta un'intervista su Kiss? No, ma questa è intellettuale. Ma intellettuale, cioè... è un giornale radical chic di Roma. Infatti c'è tanto, figurati me. No, ma le domande sono leggere. Cioè, dite, faccio un teatro leggero. Ci ho detto leggero. Leggero. Cioè, un teatro leggero, vuol far ridere. La gente vuole capire il personaggio Ciro Ceruti. Leggero. Non fa la sigla. No, non ti faccio la sigla. Non ti faccio. È il momento di Ciro Ceruti che fa l'intervista. Mi hai fatto la sigla. Finale. Quella era iniziale, eh. Salve. Iniziamo. Lei è un grandissimo autore teatrale. Leggero. Teatro leggero. 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 Lei è stato accostato più volte alla corrente avanguardistica russa. Proprio la corrente, proprio più una che corrente, era una Flavia, cioè nel senso che era una Filippina, va, quando Donio. Lei sa che sarà messo in scena uno spettacolo teatrale, però nella versione in prosa dello Schiaccianoci. Io sì, ma questa cosa. Lei è stato proposto come protagonista. Io. Sì. E chi mi ha fatto questa infamità? Il pluripremiato regista Roldo Piuma. E che ci ho fatto a questo io? Cioè, ci fatto io? Non so come, ma lui la stima molto. E figurami se mi schifava. Guardi che è un grandissimo onore far parte dello Schiaccianoci, ma almeno lei conosce l'opera. Che è lo Schiaccianoci? Sì. Io c'ho lo Schiaccianoci e ma dormivo con lo Schiaccianoci. E allora ce ne parli. Ma mo la gente deve sicuramente dire, mi fotta pure lo Schiaccianoci. No. Cioè, non sapevo lo Schiaccianoci. Sì, vogliamo sapere. Ragazzi, ma... Niente, è ormai nota la storia dello Schiaccianoci, che narra di questa famiglia povera, di questo padre che il giorno di Natale non sapeva cosa portare a casa e così, in modo fortuito, trova questa sacchetta di ciocere. Non uccello, volgarmente detto ciocere, e le portò a casa i figli, a nonno, contenti, questi abbuffati, stanno qua 3-4 kg di ciocere. In quel momento morì la nonna, buietta della nonna, tutti quanti a piangere, dici per la collera, no, perché la nonna era l'unica che sapeva russi con Schiaccianoci. E mo come ci mangiamo 3 kg di ciocere? Va? E diceva, oh nonno, non fa niente, ma becchi, un nonno preso dalle, diceva, oh no, ma sta nonna andare, va, buchiamo, voilà, tanto, da anni che aspettava che io vendesse. E un nonno prese la noce, e da qui c'è il detto famoso che dice, accorti parente quando rompe le noce, se no rompe le riende. No, aspettate, questo è assurdo. Non so, però... Io non riesco a credere alle mie orecchie. Ma il ritmo è leggero. Ma è incredibile, lei ha riassunto perfettamente il riadattamento di Roldo Piuma. E allora chi sei? Ci struzzi? No, voglio dire... Sa questo cosa significa? Che significa? Che adesso le farò un'altra domanda semplice. Ascolti bene. Come si presenta il protagonista secondo la logica attraverso la rivoluzione teatrale neosperimentale del 1923? Moment, Gaspar, moment. Donio! Antonio! No, Antonio, la posizione.